Quando scoppia una lite è normale che ci sia un sacco di emotività in circolo. L'emotività mentre litighiamo si chiama reattività, ossia quelle emozioni che vanno dritte al punto giusto per creare ancora più escalation di emozioni, di rabbia, di risentimento, di attacco, di aggressività. È normale, tutti gli animali lo fanno, ma soprattutto noi esseri umani che poi ci accumuliamo le cose, quindi le scarichiamo tutte subito, ma c'è un modo per riuscire, dopo un raptus di rabbia, una litigata molto importante con una persona che ami, con la tua compagna, con il tuo compagno, per riprendere il controllo delle tue emozioni. Controllo non è una parola che mi piace, ma gestione delle tue emozioni. Per riuscire ad abbassare la tua carica reattiva, abbassare anche i muri, demolire quei muri che non permettono una comunicazione decente con l'altra persona e aprirti a risolvere la dinamica che ha provocato il conflitto. Se è la prima volta che vedi il mio video, ti do il mio più caloroso benvenuto. Io sono Marco Gottardello. Ho creato un percorso di 10 settimane che si chiama Scegli la vita che vuoi, con cui sto aiutando decine di persone, che si sentono frenate, bloccate, appesantite dai sensi di colpa per le proprie scelte, a ritrovare quella forza, quella determinazione, quella fiducia in loro stessi per scegliere una volta per tutte quel modello di vita più allineato con i propri valori, non quelli che hanno imparato a scuola, non quelli che hanno imparato dai genitori, ma quelli proprio che vengono dal nostro cuore, dal nostro sentire, dai nostri sogni più autentici, senza più sentirsi giudicati dagli altri. Il problema più grande, delle dinamiche di conflitto è il senso di colpa. Il senso di colpa è una di quelle piaghe che, come, l'ansia, per esempio, sono quelle piaghe che rendono veramente più pesante, una situazione o quelle situazioni che potrebbero essere invece risolte con una comunicazione molto calma e lucida. Tantissime delle persone che arrivano da me, soffrono di questa pesantezza, ossia del fatto che fanno delle scelte magari irrazionali oppure durante una litigata. Scoppiano di rabbia perché si portano dentro un sacco di pesantezza prima di esprimerla e poi si sentono delle persone orribili perché hanno tirato fuori la rabbia e quindi possono aver ferito l'altro, l'altro ci è rimasto male, bla 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 bla. Ma se restiamo sul senso di colpa non riusciremo mai a capire le dinamiche che provano il conflitto e a metterci mano per risolverle, che è la cosa più importante alla fine. Ci porta il senso di colpa a una spirale di erosione, ossia sempre più in basso, sempre più appesantiti, sempre più risentimento, perché quando non ci sentiamo in colpa verso gli altri, ci sentiamo in colpa verso noi stessi perché avevamo ragione, dovevamo dire di più la nostra. Quindi è veramente una di quelle sensazioni che ci porta più in basso che non più in alto e più alleggeriti e più lucidi e più realizzati in qualche modo nella nostra vita. In questo video ti parlo di due step per riuscire a risolvere la situazione calmando la reattività e l'emotività eccessiva e sostenere un dialogo vero con l'altra persona. La prima è renderti conto che il senso di colpa è come un genitore autoritario, quindi non autorevole, ma autoritario, che ti condanna per quello che hai fatto. Quindi bisogna prendere consapevolezza di questa cosa e cambiare consapevolmente, quindi volendolo cambiare dentro la tua testa, il genitore autoritario con un genitore tu stesso, di te stesso, più amorevole, più comprensivo, che ti dà una spiegazione e capisce il motivo per cui hai fatto un errore e ti sei lasciato andare in un raptus di rabbia. Sia quando il senso di colpa ce l'hai nei confronti di te stesso perché ti sei sentito schiacciato dagli altri, dall'altro in una lite, quindi dici che no, cavolo, dovevo difendermi di più, sia quando ti sei sentito in colpa per l'altro perché la tua rabbia può averlo ferito e hai esagerato con le parole e ti è sfuggita la situazione di mano. Nel primo caso, quando subiamo, molto spesso
il motivo per cui subiamo e quindi sentiamo di esserci fatti schiacciare anche se non lo volevamo, il motivo è perché abbiamo imparato che si fa così, che si subisce pur di non dire la propria opinione e allontanarsi le altre persone. È un istinto di sopravvivenza che abbiamo nel desiderio di sentirci accettati dagli altri. Nel secondo caso, in questo esempio, quando esplodiamo in un raptus di ira, è probabilmente perché viene da un dolore, magari l'altro o la situazione, l'incomprensione che c'è stata ha toccato proprio quella ferita dentro di te che ti ha fatto salire il mostro, la bestia e ha completamente perso il controllo e fatto cose o detto cose che magari a mente fredda e con la calma, con la dovuta calma non avresti detto o magari neanche pensi. E non è un modo per giustificare le tue colpe o responsabilità, è meglio chiamarle responsabilità, è un modo per diminuire l'ennesima reattività che ci puoi attaccare a una situazione che già di reattività ne ha tanta. Quindi prendersi la responsabilità di quello che ho detto è il secondo modo per risolvere la situazione. Ma per prenderti veramente la responsabilità, di quello che hai detto o fatto, è importante che ti perdoni. Il senso di colpa viene eliminato da quando tu finalmente diventi il tuo miglior amico e ti perdoni per quello che hai detto o fatto. Prova a vedere te stesso con gli occhi neutri, prova a fare un passo indietro a guardare la scena e a dire: ma io in quel momento che bisogni avevo? Che emozioni sento nei confronti di quella persona che ha reagito così gravemente nei confronti di qualcun altro? Cosa avrei voluto invece dall'altra parte o da parte mia per sentirmi più calmo, più lucido, per poter affrontare la cosa in maniera più serena? Questo processo lo riesci a fare solo se prima di tutto ti perdoni l'errore. L'errore è umano e dagli errori si impara un sacco, quindi se sei scoppiato di ira, è un errore che puoi perdonarti e da cui, se ti riporti alla lucidità e smetti di rimuginare sulle colpe del passato, riuscirai a trasformarlo veramente in una soluzione concreta da portare nella coppia e da dialogare per riuscire a trovare una connessione che a volte dopo una lite diventa ancora più profonda perché si fanno dei passi in più nel comprendere i miei bisogni, farli comprendere all'altro e comprendere anche i bisogni dell'altro. Se ti riesci a perdonare, la cosa più potente che riesci a fare è a chiedere scusa, perché quando ci sentiamo in colpa, in realtà non vogliamo così tanto ammettere quella colpa all'altro e chiedere scusa diventa impossibile, negando, ergendo un muro a tutte le possibilità di recuperare quella connessione, che si aveva prima della lite, molto probabilmente. Se questi due passaggi ti sono stati utili e ti hanno permesso di capire la dinamica, ti invito a condividere le tue riflessioni con me scrivendomi in privato o lasciando un commento sotto questo video e condividendomi quali sono le cose che ti mettono più in difficoltà nel mantenere lucidità e chiarezza quando ti capita di litigare con il tuo partner o la tua partner. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!